l'europarlamentare Pina Picirno ha sferrato un attacco fortissimo contro Camusso, la CGIL, parlando addirittura di tesseramenti falsi. Chi non è addentrato a certe cose, chi non è abituato ad essere eletto realisticamente con una discussione di base, così come avviene a noi, come è avvenuto nella nostra provincia, con un numero di assemblee territoriali che ha superato il numero di 100, giusto per fare un numero, che non è da poco, una discussione quindi territorio per territorio, iscritto per iscritto, che si esprime e che ha permesso a tante persone, a partire da me, di poter essere eletta in un congresso territoriale dove ci sono stati tanti uomini e tante donne, tanti giovani che hanno espresso il loro parere e il loro voto in un paese come il nostro, dove a livello parlamentare si discute ancora per avere un diritto a dare delle preferenze a livello di Camera e Senato, così come sta avvenendo in questi giorni, è stato veramente uno scivolone che se ne poteva fare a meno. Cioè lei dice la Picerno non sa di che cosa parla, forse avrebbe fatto meglio a tacere in questa occasione. Ma forse avrebbe fatto meglio a cercare di capire qual è la storia della nostra organizzazione sindacale, un'organizzazione sindacale che sta in Italia e sul territorio da oltre 100 anni, e forse avrebbe fatto bene a capire lei, ma anche Renzi, quali sono stati i rapporti negli anni tra la CGIL e quelli che erano i partiti che oggi sono alla base del PD. Prima di questa polemica lei era considerata una papabile candidata alle regionali in quota PD. Smentisce, conferma, c'è ancora questa ipotesi in campo? Io non smentisco e non confermo nulla, perché le cose sono state scritte, ma non c'è stata mai nessuna mia dichiarazione o una dichiarazione da parte di altri. Io quello che posso dire è che questo è un partito che io ritengo ancora, nonostante tutte queste polemiche, un partito che ha delle origini di sinistra e che è un patrimonio che penso, a partire da me, ma da tante altre persone, non si è disponibili a lasciare in mano a chi non ha quelle radici. Per cui c'è la necessità sicuramente, a partire dalla provincia di Caserta, di creare un buon equilibrio all'interno di quel partito e dove ci sia anche la voce dei lavoratori e dei diritti dei lavoratori. Quindi lei è prontissima e disponibile a candidarsi? No. Io non sono pronta a candidarmi, ma non sono pronta a lasciare il partito in mano a chi dice che si parla direttamente con i lavoratori e che il sindacato non serve.